6.000 euro è quanto è stato ricavato e devoluto in beneficenza alla Croce Verde di Viareggio dall'evento del 1° gennaio del tuffo di Capodanno in Piazza Mazzini, organizzato dall'Escap Tascani Triathlon, che ha visto la partecipazione di 605 persone che, come sempre, con grande entusiasmo hanno aderito a quello che prima di tutto è un appuntamento a scopo benefico. Il vero record è questo, ha detto Aldo Angeli, tra gli organizzatori storici del tuffo insieme a Dimitri Ricci. La presidente della Croce Verde, Carla Vivoli, ha dichiarato che l'importo dell'assegno servirà per acquistare un mezzo destinato al sociale e quindi a disposizione di tutta la città. Ed anche lei ha ringraziato tutti per la presenza, compreso il comune di Viareggio, per la collaborazione. Ricordiamo che la 10ª edizione del tuffo, quella Gold, era dedicata ad Emma Genovali e Leonardo Brown, deceduti in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel luglio scorso. L'appuntamento adesso è al 2025 per l'edizione Il Diamante.